Buongiorno, Lorenzo Seneci, Division Manager per la divisione audio professionale di Adeo Group e responsabile progetti per Adeo. Oggi a ISE abbiamo il piacere di presentare per la prima volta il marchio IDK, del quale abbiamo preso la distribuzione intorno a dicembre. Per IDK, che è un marchio giapponese completamente made in Japan, si tratta del primo esperimento di distribuzione europea. Adeo Group per l'Italia, insieme ad altre 6 nazioni, fa parte del primo team che si occuperà della distribuzione europea del marchio. IDK fondamentalmente nasce come marchio per la gestione del segnale video. Diciamo che ci differenziamo rispetto al segmento medio e medio alto per il fatto che comunque IDK è già in grado di processare su alcuni prodotti della lineup il vero 4K con decodifica colore 444 e 60 Hz di frequenza. Per quello che riguarda la lineup, appunto, abbiamo buona parte del catalogo all'interno del listino Adeo Group. Quello che ci tenevamo a presentare, diciamo, come prima battuta, come oggetto di interesse per i primi clienti, è questa serie di scaler che si chiama MSD. MSD sono scaler con vari ingressi analogici e digitali a seconda dei tagli. Le uscite sono, e anche gli ingressi sono tutte in full HD base T fino a 100 metri. La cosa che caratterizza tutte le serie MSD è il fatto che anzitutto abbiamo un seamless di serie, che non è così scontato specialmente su prodotti di questo tipo come i presentation switcher. In secondo luogo abbiamo parecchi brevetti proprietari che rendono le macchine molto appetibili agli integratori di un certo livello che cercano la qualità nei loro impianti. I due brevetti che per primi mi sento di nominare sono il connection reset, vale a dire il non avere come necessità il dover attaccare e staccare i cavi HDMI o accendere e spegnere le macchine per, diciamo, reimpostare la decodifica HDCP ed EDID, e il filtro anti-snow che evita l'effetto snow, difficilmente riproducibile nel laboratorio, che a volte va a inficiare quelli che sono proprio i momenti di switching e delle commutazioni. Abbiamo scelto di distribuire IDK perché anzitutto è un prodotto del quale il nostro dipartimento tecnico si è innamorato fin dal primo momento. Abbiamo scelto un marchio giapponese per tirarci un pochino fuori da quello che purtroppo è il mercato della distribuzione, specialmente sul medio livello. Puntiamo su determinati integratori, non su tutti, per avere una distribuzione molto più certosina, molto più focalizzata, ma che permetta di avere un'integrazione di alto livello. Storicamente, come Adeo Group, per quello che riguarda la distribuzione video, abbiamo avuto vari marchi. Non abbiamo mai puntato così in alto perché ci rendiamo perfettamente conto di quali sono i competitor con i quali andremo a scontrarci. Siamo molto fiduciosi comunque che, lavorando con un'azienda che è sul mercato comunque da una ventina di anni e che comunque garantisce quello che è la qualità giapponese, riusciremo ad approcciare un mercato che al momento riusciamo solo a sfiorare con parte del nostro catalogo. E come date purtroppo non riesco ancora a darvi un'idea, sicuramente abbiamo pronti dei roadshow, quello che dobbiamo capire è come focalizzare chiaramente l'attenzione, su chi focalizzare la nostra attenzione. Per quello che riguarda l'IK, assolutamente, per quello che riguarda la prova, il toccare le macchine, ovviamente abbiamo un nutrito parco demo e siamo pronti comunque ad andare in tour per far vedere agli integratori interessati le potenzialità del marchio.